quella parte lì è un sud, sud-est, si vedono... Devi averla forte, amico. Si vedono la parte del Cicolano, le montagne Cicolano, in fondo c'è anche una un crinale che porta la Valle Rovedo, quindi verso Valsorano e quindi la Ciociaria, poi abbiamo il monte più alto che si vede lì, è un sud, sud-est, che è il Monte Vino sopra Vezzano, e quindi c'è tutta la valle di, del Fuci, no? Un po' di foschia, perché con il caldo che ha fatto questi giorni c'è foschia. Andando a sinistra, più a est, vediamo tutte le montagne che separano l'Aquilano dalla Marsica. Si vede sempre con un po' di foschia, si vede l'Aquila con la parte dell'autostrada che la cinge da ovest a est, quindi si vede l'uscita est della l'autostrada, e quindi un po' più a sinistra, quindi andando proprio a est, c'è tutta la catena del Gran Sasso con la cima più alta. Dove io vado a sciare? Dove l'amico Sandro va a sciare. Poi andando, girando sempre, quindi andando verso nord, quindi siamo sul nord-est, c'è cioè tutti i monti della Raga, la Matriciano, fino a che arriviamo quindi dalla parte delle Marche con Monte Vettore, che separa l'Umbria dalle Marche. Il Vettore, con sotto si vede cioè tutta la piana di Castelluccio, di primo Norcia, piano, e poi il primo piano logicamente c'è a dominare tutta il tutto, cioè, la valle del coso, c'è il Monte Giano, con la vallata. La vallata, in fondo tutta l'Umbria, si vede. Se permetti, prima ci sta Antrodò con e poi abbiamo qui il Antrodò con Rocca di Fondi, dove abbiamo lasciato la macchina, abbiamo lasciato l'auto, che è un 1030 metri, e qui stiamo a 1888, la parte più alta del crinale di Monte Nuria, e siamo una trentina di metri, una cinquantina di metri più alti del Monte Giano. Poi c'è Micigliano, che si staglia proprio di fronte a noi, la parte nord proprio dove stiamo noi. E poi c'è tutto il massiccio del Terminillo, il Monte Elefante, con la Seggiovia. E poi ancora più a sinistra tutta la Valle Reatina, quindi a ovest ormai stiamo. A ovest tutta la Valle Reatina con Rieti in primo piano. Poi tra un po' lo vedremo meglio, ci sposteremo verso ovest nel crinale leggermente più bassi, ma staremo nella parte. Guarda,